bentornati di Mike Shosha. Siete pronti a fare un tuffo nella nostalgia? Perché torniamo indietro di 5 anni. Oggi siamo su FIFA 19, pronti a riprendere il viaggio di Alex Hunter. E visto che questo è l'atto conclusivo di questa storia, vi chiedo massimo supporto. Non so se sarà una serie, dipende da voi. Quindi superiamo 30.000 mi piace entro questa sera e domani avrete una puntata XXL, anche perché qua vedrete cose che non avete ancora visto. E se per voi è passato un giorno, per noi era passato un anno. Questa era FIFA, cioè guardate solo questo. Neymar è sulla copertina e è diventato il simbolo del Paris Saint-Germain. C'è Dybala ancora la Juve. Se vi siete dimenticati com'era FIFA 19, lo trovate in alto. Abbiamo fatto sicuramente un video perché d'estate quello facevo. Server non ci sono, quindi di nuovo potremo solamente caricare un viaggio di default. Alex Morgan. Ma non c'erano già le donne qua? Allora ragazzi, guardate bene. Il viaggio campioni: Alex Hunter, Danny Williams e Kim Hunter. Cioè ragazzi, mi devo scaricare l'italiano in qualche modo? Oh ragazzi, non so come devo fare. Aggiornamento necessario. Raga, non ci va. No. Aspettate, devo trovare una soluzione. 1 hour later. Ragazzi, sono tornato e forse abbiamo la soluzione, perché siamo su FIFA 19 ma su Xbox. In teoria qui ho scaricato il pack, quindi dovremmo avere il viaggio in italiano. Ma guardate, continua. Quindi su Xbox io ho anche i salvataggi della mia partita. Quindi vabbè, non lo possiamo usare. Però guardate, risalgono al settembre del 2018. Vabbè certo, perché FIFA 19 parte nel 2018. Madre di Dios ragazzi, quindi quasi 6 anni fa. Chissà che facevo il 27 settembre nel 2018. Questo facevo ai 9:30, pensa un po' che vita. Noi lo riniziamo. Che figata. Mo dialoghi in italiano. Per chi se lo stesse chiedendo, sì, se volete giocarlo in italiano in questo momento, nel 2024, potete farlo solo su Xbox, immagino anche su PC se c'è, altrimenti su PlayStation no. Guardalo Alex Hunter, che è 80. Il mio Alex Hunter era più di 80. Vediamo però come funziona con le squadre. Negli episodi precedenti. Sì, è in italiano, godo. Per diventare un professionista dovrai dedicare tutta la vita al calcio. Ecco. Eccolo lì, appena 17 anni e un traguardo che per molti è solo un sogno. Sono pronto, andiamo. Andiamo. E però adesso qual è la scelta canonica? È l'unica cosa che so fare. In bocca al lupo per la stagione. Grazie. Pure Rio Ferdinand ha doppiato qua. Ormai ragazzi, con la maglia del Real Madrid. Non è andata in questo modo. Ci hanno fregati. Michael! Ti hanno fregato. Ho giocato con la mia carriera solo per rilanciare la tua. Non è andata così. Com'è andata allora? Alex, è un'occasione per te. Saresti la star dell'MLS. In questo universo, quindi, la scelta canonica di Alex Hunter è quella di non cacciare Michael, perché Michael sta qui. Capiamo. Opportunità per ricominciare. Vedete Michael? Ehi, benvenuto a Los Angeles. Va bene. È totalmente diverso. Ho visto il servizio. È successo in TV. Solamente una volta. Gente famosa. No, il mio sì. Ci scambiamo le maglie. Vedrò cosa posso fare. No, raga, Ronaldo doppiato, non si può sentire. Vabbè. Zittire tutti sul campo. Senti Zardes. Così. Ma vedi di non farti distrarre dalla bella vita, intesi? Papà, vuoi dire che questa è mia sorella? Alex, non sapevo giocassi. Sì, ce l'abbiamo nel sangue. Ce la sto mettendo tutta per poter praticare lo sport che amo. In bocca al lupo. Bene, bene, bene. Guardate chi è tornato dal paese delle star. Ho tutti gli occhi puntati addosso. Si aspettano che diventi il nuovo Alex Hunter. È ora di smetterla di fare il pagliaccio. È ora di guadagnarsi un po' di rispetto. Ah, ah, che squadra è quella? Che i club europei si stiano interessando a te. Atleta, PSG, Bayern. Alex, sono Beatrice Villanova. Vorrei parlarti del tuo futuro. Come giocatore, come persona e come icona. E questa è la storia che conoscevamo. Probabilmente non sarà perfetta. Ho visto Danny Williams con una maglia rossa. Attenzione. Eccolo. Oh, ma dove siamo? Hunter, buona partita. Lo so. Cioè, quindi pure il nonno di Walker era un calciatore. Era antagonista di nostro nonno, Jim Hunter. Quello è il nostro nonno. Nel calcio degli anni 60, raga, guarda che pozzanghere. Questo è Beckenbauer.
Seminavano, e poi dici perché aveva le ginocchia fragili? Per questo motivo. Però ragazzi, qui è rosso, quindi capiamo qual è la squadra di Jim. Canonica era il Chelsea e noi avevamo scelto il Chelsea. Mi dispiacerebbe una modifica di questo tipo, però. Oh, sotto l'incrocio l'ha messa. Difficile fare il centesimo gol, Jimmy? Non più dei primi 99. Non credere di riuscirci. Ah, il Manchester United. Oh, madonna, ragazzi, però ve l'avevo detto. Jim Hunter! Sì, è andata per aria, sì. Rifamola, va. Che la deve fare di rovesciata, eh? De Rovega, Jim Hunter! Sotto l'incrocio! Sì! Guarda che esultanze orribili. Ed è 1-1. Oh, io però ve l'avevo detto che era pensata per giocare con il Manchester United. Però è strano perché Jim Hunter, quando abbiamo scelto il Chelsea, quando l'ho scelto, perché voi non l'avete visto, perché all'inizio, vi ricordo, avevamo preso il West Ham, lui dice, ah, la mia squadra, bravo. Invece il nonno di Alex Hunter, sì, scusate, di Gareth Walcott, giocava invece nel Coventry City. Andiamo a vincere sta partita. Ovviamente credo che la difficoltà sia puerile. Ti immagini, ragazzi, a commentare c'erano Stefano Navago e Luigi Pardo. Avrebbe fatto un sacco ridere. Invece sentiamo solo un commento all'inglese. Eccolo, Walker. Ah, pure noi abbiamo Walker. Muoviamo tutta la squadra, attenzione. È un nuovo gioco, però vabbè, questo non fa testo. Oh, vai, vai, Jim! Jim! 101! Porca zuzza, ti sei magnato, Jim. Jim Hunter, sei la pappa. Ma Jim, ma hai fatto un Eurogol de Rovega. È un nuovo gioco però, ragazzi. Vi ricordo che qui stiamo passando de palo in frasca. Cioè, per voi è passato un giorno, magari. Scusate, ma se muoviamo il Manchester United non ci dovrebbe sta... No, 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 George Best, no. Sa che arriverà 10 anni dopo. Eccolo, Jim. Bravo Jim, doppio passo. Mica si vedevano facilmente questi in questi tempi, eh. Wilson. Eccolo. Oh, che cribbio, raga, ma che cacchio c'ha, oh. Bravo. Sì. Evans. Vola. Perso Hunter. Jimmy. Tanto Jimmy, guarda com'eri e guarda come sei io. Mi pari tu nonno, in ogni caso, perché c'avevi una folta chioma, adesso non c'è niente. Tanto non c'abbiamo neanche la mappa, quindi ve posso mancare di... Non ho detto che volevi scerculo con le mappe. No! No! Ho preso gol! 2-1, no, Ale! Cioè, no, signor Hunter! Faccia qualcosa, signori! Here's Davis. Here's Thompson. Coventry have lost the ball. Here's Jim. Jim. Non la sbagliare, Jim! Non la sbagliare, Jim! Eh sì, dai, buttate tanto, alla fin fine. Stiamo in mezzo a un pantano, guarda, ragazzi. Sembra un branco di maiali che si butta su delle, delle pere, proprio. Dai, dai, Jim, per la tripletta, signor Jim. Jim, ti prego, vai a fare questo gol! Oh, vabbè, scriptatissimo! All'ultimo secondo, Jim Hunter! Con un tiro che doveva finire da tutt'altra parte. Guardalo, Jim, ci ha provato in tutti i modi, in tutti i sensi. Eccolo, l'ultimo gol. Addirittura con replay, eh? Guarda qua, Jim Hunter nel pantano, nel calcio saponato. Con quel pallone che noi però ci portiamo dietro per tutta la carriera. Finita, Albero, fischia, Albero! Così possiamo andarci a prendere una pinta. In birreria. Jim Hunter. Sì! Che figo, ma perché non lo rifanno, ragazzi? Ah, collina. Che bello sarebbe se... Addirittura sono tornati indietro con i filtrini anni 60. Jim Hunter, in mezzo alla pozza, segna il centesimo gol. Anzi, 101 e 102, anzi. Una tripletta, porta a casa il risultato, sconfiggendo anche un amico rivale, non lo sappiamo. Però c'era qualcosa tra Woka e il nonno di Hunter. No? Non riesco a credere che nell'età della pietra trasmettessero il calcio in TV. Sai che ti dico? Il nonno era un vero giocatore. Ma sbaglio, la grafica è fighissima. Non riesce nemmeno a farti innervosire, sei troppo serio come al solito. Naturalmente all'epoca non c'era tutto il clamore che c'è oggi. Erano 150 sterline a settimana se vincevamo. Andiamo sul serio. L'unica cosa che ci importava era giocare a calcio. Ehi, guarda qua. Davvero niente male.
Non è facile centrare la porta con un tiro così. Mamma mia! Insomma, il nostro nonno era in gamba. Non dovremmo iniziare a muoverci. C'è traffico. Andiamo, andiamo. Sì, infatti, ragazzi, sono tutti forti, tranne Harold. Lascia che ti aiuti con i bagagli. Oh, no, Jim, lascia stare. Resta qui e ai bagagli ci penso io. La vuoi? No, guarda, siamo sorelle. Cioè, siamo fratelli. Te l'avevo data io. Prendila in prestito. Dividiamoci la fortuna. Basta che poi me la ridai. Va bene. Ah, gliel'ha regalata? Dobbiamo prendere questo aereo, non posso perderlo. Butler mi farà a pezzi. Cioè, un miracolo che mi abbia dato una amico, non ci posso credere. Bene, credo che ci sarà una musica da copyright e non sentirete niente. Sì, sì, ragazzi, questa va mutata. Questa foto che rivedremo in FC25 siamo proprio noi, ragazzi. Gli amici di sempre, una nuova famiglia. Una nuova famiglia riunita, perché anche nostra mamma, che sta così, no? Nostra mamma sta così, dice: ah, manco uno, c'ho pure una sorellastra. Alex Morgan, l'idolo di Mar, di Bala, KDB. Ragazzi, questo sarà veramente ricco di sorprese. Con tanti... oddio, che va al contrario. Vivremo non solo il sogno di Hunter e quindi la fine del suo viaggio, ma anche quello di Kim Hunter e di Danny Williams. Peccato solo che cambieremo di nuovo squadra, però vabbè. Che sta facendo? Sta studiando... consulente di storia. Beh, lei è giovanissima, deve studiare, ragazzi. Hans Zimmer per le musiche, pensa un po'. Vabbè, vabbè. Cammina all'indietro, ok. The Journey, campioni, champions. Che bello, ragazzi, vi ricordo. Ah, subito così? Gli allenamenti fatti finora dovrebbero darvi modo di sfruttare al massimo il vostro potenziale. Tutte le ragazze che sono qui oggi verranno con noi in Francia. Ma questo viaggio dovrete guadagnarvelo giorno per giorno. Quindi, ragazzi, vedete come questi della EA ce lo davano a goccia, però poi ce lo sfilavano dentro, So come ti senti. Ah, sì? Oh, ragazzi, pure cosa doppiata. Allora, prima avete visto che è uscito personalità per Alex Hunter. Se avessimo ricaricato il salvaggio, cosa che non possiamo fare, a parte abbiamo cambiato la console, quindi sarebbe stato comunque impossibile. Però, se l'avessimo fatto con il nostro Hunter, che era impetuoso, avrebbe dato una risposta diversa da quella lì. Credo che, se dovessimo definire le personalità, credo che Hunter sia più freddo, più tranquillo. È Danny quello pazzo. Invece lei c'ha sfacciata, equilibrata e nerd. Che nerd è un po' di niente. Dai, facciamo nerd che la facciamo un po' cringeare. Un po' di ansia, vero? È orribile. Voglio solo dimostrare quanto valgo. E ora mettersi al lavoro. No, facciamo la nerd. Alla fine lei è, come dire, il nostro idolo. Non mi sentivo così dal primo giorno al programma di sviluppo. In questo momento mi tremano le gambe. Ehi, è normale. Siamo tutte nervose. Anche tu. Ci scaldiamo un po'? Sì, certo. Ti sei fatta notare contro la Germania. So che non abbiamo vinto, ma il tuo ingresso ha cambiato la partita. Ma questa non è un'amichevole. Vedete come influiva? E io sono la più giovane. Vuoi farmi sentire vecchia? Ah, no, no, signora, no, no, scusi. Sei pronta, Hunter? No. Non vedo l'ora, mister. Bene, dimostralo. Ragazze, infila i coni, esercizi con i passaggi. Oh no. Questo è il tutorial che skipperemo tranquillamente. Però avete notato già come le cose vanno a confluire. Che devo fare? Rasoterra? Lo devo fare per forza. Vabbè, ragazzi, comunque per me sarà importante perché devo imparare a giocare anche con questo. Vedete? Qua c'è stato il passaggio strano. No, ma non si voleva. È un altro gioco, ripeto. Per voi sono passati solamente qualche giorno, qualche ora. Non so quando andrei online. Per chi giocava ai tempi, e fatemi sapere se avete seguito questa storia e siete dei veri OG e c'eravate, l'avete vissuta in real time. Sapete perché siamo su Xbox? È che io il viaggio l'ho giocato tutto su Xbox. Perché ai tempi mi sa che c'era una partner tra la EA... Xbox. E quindi il gioco non è che usciva prima. Però sì, c'era qualcosa. Sì, mi sa forse, ragazzi, che c'era la prova. Insomma, era diverso. Beh, mazza, Hunter. C'hai dei piedi, c'hai una mira. E quindi sì. Poi dopo, però, io preferisco giocare con la PlayStation. Voi direte: ma Mike, ma che stai a dire? Scusami, non è la stessa cosa, non è lo stesso gioco. Cioè, te compravi due volte il gioco. Eh sì, fortunatamente, ragazzi, sapete che io ho sempre lavorato Southern Burn. Porco due. Questa gli faccio un'entrata da dietro, va. Oh!
No, mi ha tolto 1000, signora, scusi. Vabbè, però era troppo goloso farlo. Stanno a 2 all'ora. Mi sa che la difficoltà è bassissima. La dobbiamo modificare, la dobbiamo rimettere a leggenda. Però ragazzi, vi assicuro che giocare col pad diverso è differente. Infatti mi ricordo i pro player vanno in difficoltà. Mi ricordo i tornei prima si facevano un giro su Xbox, un giro su PlayStation. Però già la questione delle donne ce la stavano a filangola, eh. Eccolo Butler, tutto impazzito. Squadra di Danny Williams. Danny Williams firmerà per il club della Premier League scelto da te. Ciascun club ha le proprie aspettative e i propri premi. Per alcuni sarà semplice. Ah, ok, quindi seleziona un club. Ok, ok. E allora ragazzi, si torna a casa. Cioè, diamo una continuity giusta. Unai Emery che stava, vi ricordate, l'anno scorso al PSG, adesso sta all'Arsenal. Chi allena il Chelsea? Maurizio Sarri. Manco la foto ci hanno messo, raga. Se fossimo rimasti a Liverpool c'era Klopp, vabbè, avremmo dato continuità. Allo United c'era Solskjaer. Però allora è strano che fosse rosso e che fosse lo United la squadra di Jim Hunter, perché nella prova che ho fatto per vedere se effettivamente era in inglese, è partita quella partita e Jim Hunter era vestito di blu. Allora andiamo nel Chelsea. Mazza, raga, sarebbe il giocatore più pagato al Chelsea. Scusa. Ehi, sai cos'è peggio di fare tardi agli allenamenti? Scivolare sul bagnato e mettere fine alla stagione. Michael, come mai in ritardo? Sono stato in riunione con Roger per le opportunità di investimento e quel fatto che si deve speculare se si vuole guadagnare e così via. Giusto. Ma tu che ci fai qui? Vabbè, avevo anch'io una riunione sul mio cliente numero uno. Il tuo unico cliente, vuoi dire? Ma hai preferito tenere il pezzo forte alla fine? Di che si tratta? Perché devo fare gli allenamenti, se no Butler mi uccide. Danny, so che la scorsa stagione non è andata secondo i piani. Non significa che tu non sia bravo. È che ci vuole un po' più di tempo. Aia. Che cosa vuoi dirmi? La verità è che il club ha dei dubbi su di te. No, come ragazzi? Fermi un secondo. Io sono Danny Williams. No, glielo dico così, questa è la mia stagione. No, 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 non è possibile, perché questa sarà la mia stagione. Sto per portare la squadra al trionfo. Questo è lo spirito, a cominciare dal precampionato, giusto? Ora vai e dimostra di essere indispensabile. E ricordati, sei il mio cliente numero uno. Danny... Sì, cosa? L'allenamento. Dai ragazzi, The Journey 3 sancirà definitivamente che Danny Williams era il vero protagonista del viaggio. Non ci so cacchie. Quindi secondo questo tipo di cosa che abbiamo visto, Danny Williams non ha vinto la coppa contro Walker, molto probabilmente, e non è andata come pensavamo noi. Cioè nel senso, forse ragazzi la scelta canonica è quella di non... Mazza e pippe. Di non riscattare la carriera di Williams come abbiamo fatto noi. Non so se mi avete capito, no? Vi ricordate, noi potevamo fare una scelta e la nostra scelta è stata... Oh, devi prendere quella palla. Azar. Oh, ragazzi, c'è sta il dribbling figo. C'è il dribbling figo. Stiamo tranquilli. Bravo, sotto le gambe. Jorginho, Higuain. Eh sì, e quando gioco? C'è sta Higuain davanti, ragazzi. Oh, finché c'erano... cosa? Diego Costa e quella pippa. Cioè, quella pippa. Ah, sta buono. Andava pure bene, ma così no. Oh, quando gioco? Poi con Maurizio Sarri, che è dogmatico come niente. Cioè, uno come Danny Williams con Sarri non giocherebbe mai. Cioè, credo che c'ha dubbi il club. Avrei pure io i dubbi. Vabbè, sarebbe stato meglio continuare su quel filone lì. Serio, non preoccuparti. I tuoi profitti Ringo. In un mese, massimo 2. Tutto bene? Dunque? E questo mo chi è? Non me lo ricordo mai. Grande, sì. Farò un salto oggi con i documenti. Sì, sì, è perfetto, va bene. Bene. Ciao, ciao, ciao. Tu, amico mio, sei il nuovo volto dei locali di Fish and Chips di Macmillan. Ho selezionato tutti i fish and chips possibili, 28 sedi sparse in tutta l'Inghilterra. Wow. Chiamami pure il re degli affari. Vuoi dire Macmillan's? Sì. Macmillan's Fish and Chips, Millie's, sì. Cioè dove andavamo a mangiare tutti i giorni. Sì, Millie's. Esattamente.
Che cosa grandiosa! Già, e ti faranno scegliere tra uno spot radiofonico e un servizio fotografico per la pubblicità, sai, sulla stampa. Certo. Quale preferisci? Oh, oh, durante il viaggio di questa lo sapete, alcune delle scelte determineranno il destino di certi personaggi e abbiamo già visto come hanno influito quelle dello scorso gioco. Allora, foto o radio? Tra un servizio fotografico che i compagni molto probabilmente ascolteranno. Però è più bello la foto, dai. Sfoggia il fisico finché ce l'hai, l'ho sempre detto, amico mio, dammi in pasto al fotografo. Ah, non male. Ehi, il prossimo è Adidas, te lo dico io, migliora la tua reputazione. Qualche trofeo, i premi per il migliore in campo e il vecchio Williams diventerà un personaggio famoso. Forse è Adidas che bussa. Sì, sì, probabile. E Michael sarà. Danny boy, the pipes are calling. Ehi, hey, guarda, è Roger the Dodger, l'incredibile consulente finanziario. Io mi chiamo Ringo. Oh, sì, colpa mia, scusa. Nessuno ti ha mai chiamato Ringo. Non è che puoi sceglierti il soprannome, non funziona così. Cosa? Ma se mi chiamavano tutti così a scuola? Quando? Quando suonavo la batteria, ti ricordi? Ero... Hai suonato una volta sola il triangolo a scuola e l'hai suonato male. No, due volte. Come vanno gli affari? Oh, a dire il vero a gonfie vele, Michael, perché il nostro Roger Ringo mi ha appena procurato il più incredibile di tutti gli sponsor, Macmillan's Fish and Chips. Noi ci mangiavamo praticamente tutti i giorni, vero Roger? Ringo. Beh, parlando di affari, ho appena fissato una riunione per il prolungamento del tuo contratto il giorno dell'ultima partita di prestagione. Sì, dai il meglio in Estremo Oriente e siamo in affari. Wow, senza alcuna pressione, eh? Ti giochi il futuro, Danny. Senza pressione, eh? Quindi Ringo è praticamente quello che ci aiuterà a crescere fuori dal campo, ok? Chissà, magari ruberà pure il posto a Michael, che così definitivamente è un inutile, se può farsi da parte. Siamo per adesso Alex Hunter. Quindi dobbiamo forse scegliere il top club? Eh sì, penso proprio di sì. Allora, ragazzi, di nuovo... Atletico, Bayern München che non c'ha l'allenatore e anche il PSG non c'ha l'allenatore. Ma per come giocavamo chiaramente non c'avevamo l'allenatore. Ritorniamo al Bayern Monaco. There we go, there we go. Chi è sto pelato? Non sarà la stessa cosa senza Dino. Oh no, l'hanno cacciato. No, io l'avevo salvato. Ragazzi, è la partitella di allenamento che possiamo saltare a piedi pari. Però l'unica cosa interessante da discutere è il fatto che non c'è più Dino, quindi. Io non ricordo se era una decisione condivisa dalla storia. Però vi assicuro che a livello di gioco è molto più simile a oggi, eh. Cioè il 17 mi ha messo veramente tanto in difficoltà. Esagerato, no? Questi super agenti sono tutti uguali, sono disposti a tutto. Diamole una possibilità, ok? Non costa nulla. Alex, sono contenta che tu sia qui. Signora Villa... Bea. Lui è il mio agente, Michael. Sì. Signor Taylor, la mente della Rising Stars. Sono anni che seguo il suo lavoro. Trasforma talenti grezzi in diamanti. È un piacere incontrarla. Fanno delle capesante marinate eccezionali qui. Ve le raccomando. Vogliamo andare subito al punto? Oh ragazzi, ma questo è il ristorante di Mister Spettacolo. Questo è il posto dove Mister Spettacolo fa le trattative. Vedi che questi riciclano tutto. Sta ancora su FIFA 24. Ma certo. Alex, come il signor Taylor ti avrà già accennato, c'è un momento nella carriera di un atleta nel quale si deve andare oltre lo sport in cui si eccelle. Ci si trasforma in veri e propri marchi. Pensa a Cristiano Ronaldo e al suo CR7. Ma questo è possibile solo avendo la squadra giusta fuori dal campo, così come in campo. Sì, infatti Alex ha già un team che lo segue. Ah. Un uomo da solo non è una squadra, signor Taylor. A un giocatore come Alex serve un lavoro di squadra dietro le quinte per la sua carriera. Non garantiamo questa attenzione a tutti i nostri clienti, solo a quelli speciali. Ah, mi sta interessando, Alex. Signora, sì. Con la mia squadra, la Villanova e associati, ti offriamo l'occasione per diventare più di un semplice calciatore. Una specie di robot che pensa solo ai soldi. No, forse... un'icona, signor Taylor. Perché non ti prendi un momento per pensarci? È una decisione importante, posso capirlo. E se volete scusarmi, devo rispondere. Max? Sì, sono qui con lui.
Come sta andando sul set con Sergio? Eccellente. A me sembra che sappia di cosa sta parlando. Ci credo. Sei figlio di tua madre. Antari, appena gli dici i soldi, diventa stupido. Soldi. Però pure Michael non è che sia meglio, eh. Ora, non ricordo, perché nella nostra storia continuava con Antar che aveva mandato via Michael. Quindi non so se qui ci sarà nostro padre. Sarebbe bello. Anzi, ve lo lascio qua in alto, così ve lo andate a riprendere. Però non vi spoilerate la storia, eh. Michael. Un marchio solo mio. Cosa? Sai, me ne accorgo quando qualcuno mi fa le scarpe. Me ne accorgo quando qualcuno mi fa le scarpe. Gli hanno fregato la trattativa in Real Madrid e siamo dovuti andare a giocare negli Stati Uniti. Pensa se te ne accorgevi. Villanova non divide i suoi clienti con nessun altro. Mi sta offrendo capesante marinate con una dose di veleno. E vedi che pensa sempre a lui. Di gas. Arrivò quel Marcus De Mara per fare da intermediario, uno di quei super agenti. Ecco, beh, non ho intenzione di commettere di nuovo lo stesso errore, Alice. O me o lei. Ragazzi. Continua con Michael. Senti, Michael. Sai che te dici? Vattene a casa. Ero con te quando il Real Madrid è andato a monte e tutti dicevano che avrei dovuto mollarti, che eri ridicolo. E adesso davvero non vuoi supportarmi? Sono dalla tua parte, cerca di capirlo. Ma la verità è che l'ultima cosa che vuole è un socio. Davvero? O ti senti minacciato? Non devi reagire così. Come no? Ci hai messo alle strette o me Senti, o lei? Ne ho abbastanza. Alex, non le importa niente di te, vuole solo i soldi. Che ironia. Una volta mi hanno detto lo stesso di te. Quello che ti sto offrendo richiederà grossi sacrifici da parte tua, sai? Farai meglio a prepararti. Io non vedo niente di positivo in Michael, ragazzi. Ve ne ho parlato, penso, anche nell'ultima puntata, cioè... Michael non dovrebbe proprio star qui. Ricominciare non è mai facile, Alex. Tuttavia, a volte, si deve rinunciare al passato per guardare al futuro. Se ci porti al Real Madrid, signora, a me sta bene. Solitamente in questo locale si concretizzano le cose. Vabbè, ci penseremo, però è un'offerta allettante, ragazzi. Ci sta dicendo, ok, sei forte in campo, ma sei altrettanto forte anche fuori? Certo, io voglio esserlo, voglio fare il massimo. Quindi, forza. Bene, vediamo. Sono un calciatore? Sì. E sono uno dei migliori giocatori al mondo? Sì. Ok, bene, allora sono il re del doppio passo, Cristiano Ronaldo. Beh, sì, magari nei suoi sogni. Facile, Alexander. Ehi, ti piacerebbe, eh? Ti piacerebbe. Lo vedremo quando ti faremo a pezzi alla Tokyo International. Non esagerare, su quel trofeo c'è scritto il nostro nome. Oh, tu dici? Beh, puoi scommettere. A quanto pare le cose funzionano, Alex. Papà dice che eri un po' tesa mentre aspettavi le squadre qualificate. Beh, stava funzionando, papà, finché non ne hai parlato. Allora, verrai a vedere le semifinali? Anche tuo fratello rompe. L'osservatore è sempre al lavoro. Direi di sì, puoi giurarci. È per questo che non vi parlate più? Sì, diciamo di sì. Va bene, è ora di andare a nanna. Devo dormire un po', il fuso orario mi sta uccidendo. E anche voi dovreste riposare, avete delle partite importanti. Vedete? È stato introdotto un fratello. Siamo a Tokyo però. Il doppio niente? Andato. Ok, fatti sotto, amico. Sono... Ne marsito. Dai ragazzi, iniziamo questa avventura. Siamo Danny? Sì, ma non possiamo... cambiamo intanto le impostazioni di gioco perché stiamo a leggenda. Ok, 4 va bene. Ci stiamo. La visuale la cambieremo in itinere, ragazzi. Mi devo trovare. Però ragazzi, Michael potrebbe sentirsi minacciato considerando che da una parte c'ha Ringo per Danny e da quest'altra c'è Villanova. Allora, puoi sbloccare nuovi oggetti andando avanti nel gioco aumentando i tuoi guadagni e il numero di follower. Va bene, una personalità sfacciata da showman o impulsivo.
sì, vabbè, ci lo conosciamo. Ora io cercherò, ragazzi, di replicare l'aspetto almeno di Hunter rispetto a quello che eravamo verso l'ultima puntata. Quali sono gli obiettivi? Media del 7,5 con Danny. Minchia, difficilissimo. Valutazione di B, ce l'ho fatta. E uno nascosto. Mazza, sono solo 4 capitoli. Però saranno più lunghi, raga. Mi ricordo che era bello lungo. Allora, Danny, tu però non puoi andare in giro così. Cioè, sei un inglese di un certo tipo. Allora, però aspettate, ragazzi, possiamo cambiare l'aspetto di Danny? Io non ricordo se ero solito farlo, però ce ne starebbe un sacco. Vediamo questi sfumati. Rasati da velato, no. Solo se succede qualcosa. Alla David Beckham. Raccolti. Che giocatore. Ecco, Danny, per esempio, possiamo farlo un po' più pazzerello con i tatuaggi, secondo me. Allora, ragazzi, dalla prossima puntata vi chiederò i tatuaggi di Danny Williams. Sì o no, eh? Mamma mia, se lo facessero oggi, ragazzi. Se lo facessero oggi, questa era la divisa del Chelsea. Lui ce l'aveva dentro, mi pare, sì. Madonna, raga, guardate che scarpini c'erano. Un sacco simili a oggi, in realtà, eh. Oh, 4. Beh, 4 di te per forza, ragazzi. Sì, allena Maurizio Sarri, Maruzio, Hazard e William di nuovo. Bernard, Jorginho e Kanté. Non c'è più Cesc Fabregas. E poi la difesa con Gallo, vabbè. È la nostra prima partita su FIFA 19. Voglio il massimo amici supporto sportivi, e non riniziamo con Alex Hunter, il vero protagonista del viaggio, ma con Danny Williams, colui che secondo questa storia non è riuscito a riabilitarsi, a rivivere insomma quello che era riuscito a fare in Championship quando faceva coppia con Alex Hunter. Noi in realtà abbiamo scritto un'altra storia. Ci arriveremo. Credo che se dovessimo arrivare in finale giochiamo contro Alex. Eccolo. Ragazzi, io la differenza di grafica la vedo, cioè nei filmati è veramente importante, eh. Poi magari a differenza di anno in anno non te ne manco ricordavi. Però così io lo vedo. Ragazzi, io mi metto qui a galleggiare, però cioè, questi stanno a fare come gli pare. Bravo. Bravissimo. Vai Eden. Madonna, quanto è lento. Però se la va a riprendere a fare sportellate, no, commette fallo. E già 5,5. Mamma mia, Maurizio Sarri, raga, sta a tirare certe bestemmie in questo momento. Meglio non sapere, a volte è meglio non sapere. Al contadino non far sapere quanto è buono il cacio con le pere. Se te va di partire, Sar. Aspetta, Sar. Porco due. Se la va a riprendere, Danny. Bravo, Danny. Aspetta, che sono andato. Interessante per Hazard. Engolo Kanté. Però devo dire che Kanté, ragazzi, è quello che sblocca sempre i risultati, eh. Anche nell'altro viaggio, il primo a fare gol fu Kanté. Oggi è proprio lui a sbloccarla con un missile, un tracciato, una siusta, una sabongia, una bomba sotto le gambe poi. Però Hazard me la potevi passare, eh. Cioè, sinceramente. E non è un caso, ragazzi, con la maglietta del Real Madrid. Stefano, da ex giocatore, come giudichi queste tournée internazionali? Non pensi che i tanti impegni possano togliere spazio alla preparazione vera e propria? In effetti ora bella. Danny! Danny! Ma che gol ha fatto Danny Williams? Come esulta? Alla Bellingham. Che cosa ha fatto Danny Williams? Guardate, raga, dopo due giochi interi riusciva a fare il primo gol di testa. Effettivamente c'è. Questa è incornata leggendaria. Raga, guarda, incornata leggendaria col capello nuovo. Danny Williams, torsione che non vedevamo dai tempi di Oliver Bierhoff. Questo è un gol alla Oliver Bierhoff. Mamma mia, il tronco cionco. Danny Williams. Che giocata da giocatore vero, ragazzi. Oh. Però, ragazzi, che mi pare che il tempo non passi mai. Cioè, sta dura una quaresima. Danny Williams, che come detto... Credo, Madonna che passaggio. Credo che abbia giocato solamente la semifinale della Coppa e forse abbiamo persa. Però se ripercorriamo un attimo il percorso del Chelsea reale in quell'anno, in pratica, ragazzi, il Chelsea andò malissimo. Infatti quest'anno in teoria ho sentito prima Pardo che diceva che giochiamo la Champions League, ma non è mai vero. Cioè, in teoria il Chelsea dovrebbe giocare l'Europa League e vincerla. Però non certo la Champions, o sbaglio. Oppure giocava la Champions e fu retrocessa, non me lo ricordo. Quarto uomo esibisce la no! Questo lancio. No! Gran palla dentro. Kepa! Rata! Ok, ragazzi, buon primo tempo, devo dire di livello. Prestazione sontuosa di William. Però non sappiamo quanto c'ha di piede debole, non sappiamo quanto c'ha di skill. Non è il mio William. Meno male, comunque si vede che è un altro gioco, ragazzi. A livello di movimenti di gameplay è molto più smooth. Dai, in testa. Piazzamela. Oh! Ragazzi, saremo una minaccia, eh. Comunque devo dire che sto Club America qua gioca, ragazzi. Mazza.
a Spiliquetta. Buon possesso palla, cercando spazi. Guarda, guarda Danny Williams! Rete del Chelsea! Ma che è sto fenomeno? Gol, assist, così! Così! Vabbè, stavamo a giocare con loro che però tenano sempre la palla, ripeto, In silenzio! Oh, raga, due gol dalla fascia abbiamo fatto. FIFA 19. Recupero da parte del Chelsea. Io ci provo, ragazzi. Faccio un buzz beater. No, ho sbagliato, scusate. Beh, ragazzi, 9 in pagella, direi a mappe de. Gol e assist di Danny Williams che riparte alla grande. Però adesso che succederà? Quindi adesso passiamo nei panni di Alex. Oh sì, Mewi. C'è la partita, mi aspetto molto da Alex Hunter per questa stagione. Spero possa fare la differenza oggi contro la Juventus, perché c'era Cristiano. Ripeto, ragazzi, non sapremo mai come sarebbe stato il viaggio di Alex Hunter se Cristiano Ronaldo fosse rimasto al Real Madrid. Vinci la finale del torneo. Ecco, vabbè, con uno dei due, vabbè, per forza. Allora, i capelli, ragazzi, noi ci eravamo salutati con questi, che fanno veramente schifo. Peccato che però, vedete, non ne hanno aggiunte altre. Molto male, devo dire, A differenza di un gioco, cavolo. Dammeli, no? Vabbè, è la EA. Comunque, raga, è la EA. È stato a vedere che c'è sta roba di 200 anni fa. Quindi noi al braccio c'avevamo il tatuaggione. Mondo sta. Beh, ragazzi, scopriremo di più nella prossima puntata. Giochiamo contro Cristiano Ronaldo. Giocheremo, probabilmente, se dovessimo arrivare in finale, contro Danny Williams. Mi raccomando, 30.000 mi piace subito e sblocchiamo la puntata XXL. Non mancate. E scusate se ero un po' distrutto, ma ho dormito 3 ore stanotte.